Allora, io parto così. Volevo sapere quante volte l'hai rivista per ora. Un po' di volte, un bel po' di volte. Sto figo che quando siamo in Australia abbiamo le case, no? Cioè, tutte le squadre hanno, ognuna ha la propria casa. E siamo tornati a casa, prima cosa che ho fatto è detto, ragazzi, vediamo la gara. Tutti quanti, no, basta, invece no, sì, ancora, ancora. Il contesto è quello che Fabio dopo la gara dell'Australia, prima del podio, ha detto: io sta gara me la riguardo 50 volte. È stato un momento molto bello. Amici del Moto Festival, siamo con Fabio Di Giannantonio. E senti, possiamo dividere il weekend di gara in quattro sessioni, che sono setup della moto, qualifiche e attacco al tempo, sprint e gara. Che voto ti dai per ognuna di queste quattro sessioni quest'anno, partendo dal setup della moto? Setup della moto ad oggi, soprattutto nell'evoluzione che abbiamo fatto, direi che è quasi un 9,5, diciamo così. Il 10 è difficile da ottenere perché la perfezione ovviamente non c'è nel nostro sport, c'è sempre da migliorare, da lavorare. Però ultimamente in realtà il mio feeling con la moto è pazzesco, abbiamo lavorato sempre benissimo, quindi secondo me è un 9,5. Attacco al tempo, un 7. Perché non sempre siamo troppo troppo veloci nel giro secco ancora, ci stiamo lavorando, però non sempre siamo da prima fila ed è il mio obiettivo, è il nostro obiettivo per quest'ultima parte di stagione. E sprint race anche mi do un 7, perché mi piacerebbe essere un po' più vicino ai primi nella gara corta, che è dove ancora un po' stiamo lavorando per migliorare. Mentre la gara lunga iniziò a darmi un voto un po' più alto, secondo me inizia a essere un bel 8,5 pieno, si sta. Ottimo, allora aspetta, faccio due conti, 14, Sono 14. poi, è una domanda del cavolo la tua, perché sono un sacco autocritico con me stesso, cioè per darmi un voto alto no, ci metto veramente troppo tempo, quindi. 32 diviso 4, 8, la media 8. Guarda, però che posso dire che ho fatto questa stessa domanda a te, a Alex Marquez e a Franco, a Morbidelli. E viene fuori che il momento attuale conta tantissimo, perché Franco per poco non si dà un voto insufficiente. Il tuo compagno Alex alla fine è venuto una media di un 6,5 e a te è venuto un 8 perché ultimamente stai andando alla grande. Essere autocritici va bene, ma cioè, conta tantissimo le sensazioni delle ultime 2-3 gare, penso, no? Ah, beh, normale, normale. Ovviamente io analizzo, stando dentro, analizzo un po' la crescita che abbiamo fatto quest'anno. Secondo me, alla fine, la cosa eccezionale di quest'anno non è tanto il risultato singolo, per quanto possa essere il podio piuttosto che la top 5 che abbiamo fatto in Indonesia, piuttosto che le belle libere o le qualifiche, eccetera. Io quello di cui sono veramente orgoglioso è la crescita generale, e quello mi porta a dargli un voto magari un filo più alto degli altri. Secondo me abbiamo fatto veramente bene da dove siamo partiti, da dove siamo adesso durante l'anno. Certo, allora diciamo che se sei d'accordo, i risultati in pista si sono incominciati a vedere nel confronto con gli altri piloti in Giappone, ma tu quando è che hai iniziato a divertirti? E allora devo dire che in realtà il divertimento in moto mi è tornato da inizio anno. E da quando ho iniziato a lavorare con Frankie Cacchieri, mio nuovo capo tecnico, abbiamo avuto un feeling pazzesco da subito, ci siamo sempre capiti. E lavorare con lui mi ha fatto tornare davvero il sorriso e mi sono sempre divertito in moto da inizio anno. E questo secondo me è stata una delle cose importanti, le cose chiave che ci hanno permesso poi appunto di migliorare, di imparare e di progredire. Ovviamente adesso alle ultime gare mi sto divertendo come un matto, cioè sto provando un gusto a guidare la moto, perché adesso proprio guido io la moto e la aggredisco, la guido come voglio, cerco di migliorare delle piccole cose di guida che si fanno quando devi limare qualche dettaglio, quindi secondo me adesso è il mio momento migliore dell'anno sicuramente. Dopo il podio di Phillip Island, parte che è stato molto divertente la tua reazione, perché poi un pilota lo si vede quando fa i risultati, qual è il vero carattere, e sarebbe un peccato perderti perché sei stato super. Ma già in Moto 2 e in Moto 3, quando andavi sul podio, eri divertente e coinvolgente. Però hai parlato di famiglia, quindi famiglia e amici, volevo sapere quanto ti sono stati utili nei momenti difficili e come ti sono stati vicini.
Sì, secondo me il tuo entourage a casa è fondamentale davvero, perché alla fine, per quanto in questo sport puoi creare ovviamente delle amicizie, perché alla fine si passa veramente tanto, tanto, tanto tempo insieme, no? Si fanno tante esperienze insieme, alla fine gli amici sono quelli che ci sono sempre stati da sempre, e la famiglia più che mai. E le persone che davvero ti stanno vicino magari ti riescono a conoscere, ti conoscono e ti possono dare una mano in tutti i momenti, da quelli belli a quelli brutti. Quest'anno ovviamente durante l'anno ci sono stati bei momenti, momenti un po' più brutti, e sicuramente le persone che mi sono state vicine a casa hanno fatto la differenza, perché alla fine, sai, quando arrivi a casa ed hai un mood brutto generale, comunque sia un po' come si può dire? Ti condiziona. Si condiziona un po', no? Ti può condizionare. Allo stesso tempo, avere invece un bel supporto, vedere comunque sia che tutti quanti credono in te, una bella carica, una bella energia, anche vedere dagli altri il non mollare mai, ti porta ad apportare energia, no? Portare carica, portare voglia di fare, determinazione, a non dimenticarti anche quello che hai fatto e quello che puoi fare. E quindi sicuramente la mia famiglia in primis, perché come fai a non nominarli? Cioè, è solo grazie a loro se sono qui. E poi anche le persone che mi stanno vicino, i miei amici, il mio staff anche a casa, hanno fatto la differenza. Parlando proprio della MotoGP, intesa come la moto, il prototipo, qual è la cosa più emozionante che si prova nel guidarlo? La piega, l'angolo di piega, l'accelerazione, la staccata? Cosa? Ma ti dico che è veramente un oggetto pazzesco, cioè, inteso proprio come oggetto. Cioè, se tu guardi la moto, è una cosa, è un'astronave, cioè una cosa bellissima. La moto va fortissimo, c'è un'accelerazione incredibile, si fanno delle velocità pazzesche che non ti abitui mai, credimi, non ti abitui mai. Le frenate sono incredibili. Io l'ho sempre definita così, è un po' la moto dei tuoi sogni, cioè la moto che non esiste. Quando uno dice la moto perfetta, che non esiste, in realtà la MotoGP è un po' una moto perfetta, cioè ha veramente tutto. Va fortissimo, frena fortissimo, gira tantissimo, fa delle pieghe incredibili. Quindi è proprio l'insieme, cioè il mezzo è un mezzo veramente straordinario. Ma se la MotoGP, diciamo, è 100, sì, la Moto2 e la Panigale quanto sono? 50. 50? Sì, no, cioè, secondo me la Moto3 è una moto divertente, figa, ok? Per un ragazzetto appunto che arriva al mondiale è veramente figa, no? Poi arrivi in moto 2 che inizia a essere una moto vera, perché alla fine la moto 2 è veramente una moto a tutti gli effetti, è una moto che fa forte, c'ha tanta coppia, è leggera, non ha controlli, quindi devi guidarla davvero. E la Panigale la metti un po' vicina. Io ovviamente io non ho mai guidato una superbike vera, ho sempre guidato la Panigale, diciamo così, da concessionario. Che è una moto divertentissima, però è gestibile, ma quando sali su una moto GP non è neanche lontanamente paragonabile, è proprio un'altra storia. Ok. L'altra cosa che ti volevo chiedere erano gli allenamenti, perché insomma i ragazzi della VR46 si allenano insieme, si sa. Poi chiedevo anche a Enea, che mi ha detto che si allena con Tatsu, con Casadei e con non mi ricordo chi, un altro Bulega. Pilota con Bulega. Con Bulega, esatto, con Nicolò Bulega. Volevo sapere invece te da romano come funziona questa vita. Chiami Biaggi? Con Max ci sentiamo spesso, però non abbiamo avuto troppe occasioni di girare insieme. Peccato, perché secondo me anche lì sarebbe da imparare un bel po'. E diciamo che ho cambiato un po' il metodo di allenamento a casa durante gli anni, e adesso sto girando molto meno con la moto a casa. Cerco sempre di tenermi le sensazioni della MotoGP sempre con me, senza mai variarle mai durante la stagione, anche per prevenire infortuni. Quindi non giro tantissimo, ho un gruppetto di pilotini con cui magari mi alleno, però su altre cose, magari andiamo a correre a piedi, andiamo in bici, quindi abbiamo un programma simile di allenamento, allora cerchiamo di combinarlo per farsi compagnia. Però in moto in realtà non mi sto allenando tanto, non ho un vero gruppo di piloti con cui mi alleno. E a piedi che tempi fai? Ah, sono lentissimo. No, non è vero, scherzo. No, sono non male. A piedi in realtà non vado malissimo. E negli ultimi 2 anni ho dovuto correre un po' meno, ho dovuto fare un po' più bici, perché spesso ho un piccolo problemino in ginocchio, quindi ogni tanto mi dà un po' fastidio. Però, tipo, i 10 km li faccio, tra virgolette, facilmente, senza troppo allenamento, 4 al chilometro, quindi
è uno sport che mi viene abbastanza facile la corsa a piedi. Faccio più fatica in bici in salita. Lì sono sempre quello del gruppo che dice: oh, ma dov'è il bar che c'ho bisogno di un caffè? Magari li facessi io 4 al chilometro. Va bene. Un'altra cosa bella che hai detto quest'anno, molto sincera, è stata quando hai detto: ma che ci posso fare se arriva Marc Márquez al posto mio? Ma tu all'incirca, quando è che l'hai subodorato, saputo, hai detto vabbè, è andata così? Sì, diciamo che allora il posto in Gresini, diciamo, l'ho sempre sudato, no? E ovviamente quando arrivi in MotoGP non c'è niente di scontato, è giusto così, bisogna, in ogni posto tu sia, sei in uno dei 22 posti più ambiti al mondo, ok? Quindi è normale che qualsiasi pilota voglia venire al tuo posto, perché sei MotoGP, sei tra i 22 piloti più forti al mondo. E ovviamente poi c'è stata questa situazione quest'anno con la storia di Mark, e però allo stesso tempo era il mio posto, quindi io volevo rimanere al 300%, anche perché con il mio team stiamo facendo un lavoro pazzesco, e con la crescita che abbiamo fatto quest'anno davvero pensavo che con la stessa moda e con lo stesso staff l'anno prossimo ci saremmo potuti giocare qualcosa di importante, come magari ho fatto neanche l'anno scorso. Quindi secondo me le prime posizioni erano veramente alla portata, però allo stesso tempo fa parte del gioco, no? Alla fine siamo professionisti, ci stanno queste cose, ci sta il mercato, ci sono interessi dietro, ci sono business vari, e quindi penso sia importante sempre cercare il posto migliore per te, dove si può fare bene in pista con il pacchetto tecnico e anche fuori con la gente. Quindi alla fine, dai, penso che sia tutto normale, fa parte del gioco. Se tu dovessi disegnare la tua pista ideale, quali curve del mondiale ci metteresti e quanto faresti lungo il rettilineo? Mamma mia, che domanda! Allora, io vado sul sicuro, perché tipo io sono innamorato verso del Mugello, cioè tipo non cambierei neanche le tribune del Mugello, quindi mi toglierei un Mugello a Roma, per farti capire. Però devo dire che anche le ultime piste che hanno aggiunto il calendario sono molto fighe e sono molto divertenti. Secondo me anche l'Indonesia, per dire, è una pista molto particolare, molto guidata, c'è delle curve che non si trovano in altri circuiti ed è molto, molto figa. E anche, devo dire, l'India mi ha sorpreso, per quanto eravamo tutti un po' scettici perché era un circuito prettamente automobilistico, la pista in realtà è stata veramente divertente. C'era un lunghissimo dritto, che a me piace quando si va ad alte velocità, si va forte, è una cosa, una sensazione veramente strana e dà un sacco di carica, quindi lo farei molto lungo il rettilineo sicuramente. Senti, allora, l'ultima domanda che ti faccio è questa. Questa intervista ai nostri spettatori la vedranno all'incirca appena prima del Gran Premio della Malesia, quindi fai conto tra una decina di giorni, eccetera. Quindi se ci vuoi far fare lo scoop ci puoi dire dove corri l'anno prossimo, o se no, se verso quella data secondo te lo si saprà. Allora, c'è Diego che sta parlando con il bar sotto casa, stiamo chiedendo un accordo di 2 anni per fare il cameriere più box. No, scherzo, ovviamente scherzo. No, diciamo che le prossime settimane secondo me saranno molto decisive, e secondo me possiamo arrivare forse un po' prima della Malesia, sapendo bene cosa farò in futuro, ma sono sicuro che sarà un futuro figo. Va bene, allora se sarà prima della Malesia, magari vediamo se riusciamo a riparlare 2 minuti con te, così commentiamo anche quel momento lì. Va bene, volentieri, va bene. Dai, ok. Ti ringrazio, è stato molto divertente. Grazie Fabio e ciao. Grazie a te. Ciao, ciao a tutti. Ciao.